C'è un'espressione dalla quale vorrei partire oggi che non è semplicemente bella, è entusiasmante. Ne costituì 12. Ne costituì. Lo dice due volte. Non so se avete notato. Che chiamò apostoli perché è la parte entusiasmante dell'essere costituiti dodici, stessero con lui, stessero con lui. Questa all'intensità di un rapporto che ti cambia totalmente la vita. E l'intensità, beh, lo dico con il termine proprio specifico perché parla di poieo, poiesis, la fattura, quella, la cosa che tu crei, fai, è lo stesso termine che si usa per Dio che creò il cielo e la terra. Quindi il motivo per cui ha a che fare con questi dodici e che sta creando, li crea. Allora, in questo mi permetto di dire una cosa che riguarda tutti, e cioè lo stare con Gesù, che riguarda ogni cristiano di ogni tempo. Lo stare con Gesù è per scoprirsi amati da Lui infinitamente. Cioè, se tu vuoi scoprire perché esisti, devi stare con Lui. Vuoi sapere perché stai al mondo? Devi stare con Lui. La relazione con il Signore è una relazione che non è creativa come a volte penseremmo, no? Cioè, ha creato Adamo, ha dato il cricco iniziale e poi ha detto adesso vai, te la cavi da solo. No, la creazione non è semplicemente arrangiati. Ti ho fatto, adesso te la devi vedere tu. La creazione è scoprire che in quell'amore con cui tu mi crei, io sto. E sto con te, quindi esisto. Il Vangelo di Marco a volte è quasi spietato perché ci fa vedere in questo divenire dello stare dei discepoli con lui che capiranno zero, continuamente inciamperanno e fraintenderanno. E se volete ve lo do un po' come cifra. Provate a leggere il Vangelo di Marco un po' anche così, diffusamente. Prendetelo lì, vi leggete 4-5 capitoli che mezz'ora si leggono e provate a vedere i discepoli, chi sono i discepoli, perché sembrano degli imbalzati dalla mattina alla sera, le sbagliano tutte. Non mi permetto di dire quasi come noi perché vi farei un complimento a voi. A me no, io le sbaglio tutte anch'io. Ma se lo prendiamo sul serio, si capisce perché stare con lui e continuare a non capire ti fa rimanere lo stesso con lui. Perché non se ne vanno? Perché stessero con lui e per mandarli a predicare e avessero il potere di scacciare i demoni. Allora, scusa, stai con lui o vai a predicare? Un tempo si diceva non si può andare a messa e stare a casa. Oggi si può, no? Lo guardi, ma no, non è la stessa cosa. Guardare al computer o alla televisione e stare a messa non è la stessa cosa.
che se ne dica, abbiamo bisogno di essere anche immersi in questa presenza di Cristo. È vero che i cellulari squillano anche a messa e non soltanto a casa, però il come tu ci stai a messa può essere veramente diverso. Allora, stare con Lui sarà il punto di partenza di una vita nuova. Stare con Lui ti porta a scoprire che ti cambia, nel senso che ti dà senso ai tuoi connotati, alla tua fisionomia, al tuo essere, tanto che appunto ad alcuni cambia anche il nome, Simone Pietro, Kefas, una pietra. E i figli del tuono, i Boanerges, questi due che dovevano essere. Ma vai a vedere, ha messo insieme. Ma l'armata Brancaleone è roba da ridere. Qua ha messo insieme degli opposti. È come dire, ma chi farebbe una squadra di calcio con questi qua? Non, ha fatto i 12. Ha messo insieme dallo zelota al pubblicano, che è impossibile che stiano insieme. Guardate che forse l'avrete sperimentato anche tante volte, forse nella comunità o in casa, è impossibile stare insieme. Ma se c'è lo spirito del Cristo, tutto è possibile. Allora, e questo è l'invito, stare con Lui perché? Che questa può essere la domanda che uno si pone, ma perché vivere la messa, vivere in comunione con Cristo, vivere di fede? Perché? Perché vivere? E questa presenza di Cristo nella tua vita ti farà risorgere da tante di quelle morti che sperimenti. Io non so. Ciascuno di voi provi a pensare quante esistenze ha già vissuto, quante vite avete già vissuto. Io non lo so, ne ho contate una decina, ma secondo me ne ho delle altre che ancora non me ne sono reso conto. Quante volte ti sembra di aver capito e stai vivendo, dopo un po' quella vita lì è finita, è morta e ne comincia un'altra. Allora, mi spiace se riduco a questo questi testi che hanno una portata, veramente che definirei una scaturigine, cioè da qui e scaturisce una vita che è un principio. Beh, però proviamo a vedere se in questo c'è anche la nostra vocazione, che è la vocazione ad essere profondamente amati da Lui. Innanzitutto è questa. Su questa si possono stabilire tante altre vocazioni. Uno si sente chiamato a sposarsi, uno a seguire nella vita consacrata, uno a essere un medico, uno ad essere. Perché sentirsi chiamati dovrebbe essere sempre a partire dal fatto che sono amato. Perché se ho questo ci puoi mettere tutto il resto, ma se non ho questo, se non ho questo essere amato, che faccio? Cosa faccio? E se questa è la vita a cui Gesù continua a chiamare tutti i discepoli di tutti i tempi, beh, credo che abbiamo ancora tante cose da dire, qualunque sia la nostra situazione psicofisica,
qualunque sia la nostra età, qualunque sia la nostra collocazione, ovunque ci troviamo, perché avremo da spendere quella scintilla che dice relazione con un fuoco che è eterno, che è il fuoco dello Spirito, quell'amore che Dio ha acceso nei nostri cuori e che non vuole assolutamente che si spenga mai.